Bentrovati, amici del Pantheon. Oggi parliamo dell'artista degli autoritratti complicati e simpatici, Diego Velázquez. Diego Rodrigo de Silva y Velázquez nasce a Siviglia nel 1599 e, grazie al conte Olivares, riesce presto ad arrivare a Madrid, dove diventa il pittore ufficiale del re di Spagna, Filippo III. Non fu solo un pittore per il monarca, ma molto di più, diventando addirittura una sorta di diplomatico, un ruolo parallelo a quello di Rubens per Isabella d'Asburgo, insomma. Dopo il 1651 diventa addirittura il sovrintendente del Palazzo Reale e delle sue collezioni, fino ad organizzare l'allestimento della Pace dei Pirenei nel 1660 sull'isola dei Fagiani, morendo poco dopo. Effettivamente per un 61enne non è un viaggino proprio semplice da affrontare. In ogni caso, dalla più cruda pittura naturalistica, quasi caravaggesca, dei suoi inizi, fino alle sue più vaporose ed effimere opere mature, Velázquez è sicuramente una delle figure più importanti del barocco europeo. Oggi, in particolare, vorrei soffermarmi su un'opera famosa ed estremamente autobiografica dell'artista, Le Filatrici, anche conosciuto come La favola di Aracne. È un'opera della maturità di Velázquez, ma che sembra guardare anche ai suoi inizi. È una scena di genere. Sono donne di un rango sociale basso che stanno lavorando, delle operaie che sono completamente disinteressate a ciò che sta accadendo nello sfondo. Perché, attenzione, il vero soggetto di questo quadro si trova proprio lì. La favola di Aracne non è un modo arguto e simpatico di chiamare queste operaie che lavorano. È quello che sta succedendo dietro. È una cosa che fa spesso Velázquez con grande ironia, prende scene molto auliche, sia dalla Bibbia che dai miti antichi, e le sfrutta come sfondo, dando più importanza alle scene di cruda realtà, dando dignità alla realtà. Il lavoratore umile diventa improvvisamente più importante di qualsiasi divinità o tema religioso, diventa il protagonista indiscusso dell'opera. Questo non vuol dire che la scena dello sfondo non sia piena di grandi significati importanti. In fondo, a Dieguito le cose semplici non piacevano per niente. Sarà il sangue spagnolo e la passione per le telenovelas. Spostiamoci proprio sullo sfondo. A Diego mica bastava dire che ci stanno Atene e Aracne che si sfidano, figuriamoci. Ci mostra anche cosa stanno tessendo queste donne. E questo ci dice tantissimo del personaggio di Aracne. Questa fanciulla, talmente sprezzante e capace da non farsi problemi a sfidare gli dèi, sta rappresentando il libertinaggio di Zeus, gli amori degli dèi, il contrario di Atena che invece si sta autocelebrando, rappresentando la sua sfida con Poseidone. Ma Aracne, ancora, non sta rappresentando una scena a caso. Il diavolo sta nei dettagli, e nel caso di Velázquez sta nei dettagli dei dettagli. La giovane rappresenta il ratto di Europa, che non è altro che una copia del dipinto celebre di Tiziano, ospitato nelle collezioni spagnole, dipinto che, tra l'altro, era stato riprodotto pure dallo stesso Rubens in visita diplomatica alla corte madrilena. Che vuol dire tutto questo? In primis, che Diego si faceva una quantità imbarazzante di pippe mentali. E in secondo luogo, omaggiando i due maestri fondamentali per la sua maturità, questa tela diventa un omaggio all'arte pittorica. In fondo, quale prodotto artistico realizzato dall'uomo si può immaginare più alto e superbo al punto da sfidare gli dèi della pittura, l'arte divina per eccellenza? Questa tela, così facendo, diventa anche un'autocelebrazione di Velázquez stesso, paragonandosi alla stessa Aracne, così bravo nel suo mestiere da sfidare gli dèi, da farli arrabbiare. Insomma, molto modesto. Parlando della pittura, questa è tra le opere di Velázquez che meglio di tutte entra sotto la definizione di filamenti luminosi. Basta osservare dettagli come quello del fazzoletto bianco che coglie degli effetti luministici eccezionali, quasi impressionistici, nella scena della sfida sullo sfondo. Ho detto a inizio video che questa è una tela autobiografica, non solo perché celebra l'arte della pittura. Nasce come una commissione personale, è un quadro che Diego crea per sé. Questo dipinto è stato ideato in un periodo cruciale nella vita di Velázquez. Siamo nel 1656 e lui aveva richiesto da tempo di entrare nell'ordine dei Cavalieri di Santiago di Compostela, con il benestare dello stesso Filippo III.
Velázquez intendeva il riconoscimento del suo cavalierato in uno degli ordini più prestigiosi di tutta la Spagna come una sorta di riconoscimento per l'arte che aveva professato per tutta la vita al servizio del re. Sempre su modello di Tiziano, che a sua volta aveva ricevuto da Carlo V il cavalierato dello Speron d'Oro. Per non parlare poi dei numerosi riconoscimenti di Rubens, suo altro punto di riferimento. Velázquez voleva riqualificare la pittura come arte liberale, al pari della letteratura e della poesia. Lo stesso confronto con Ovidio, in quest'opera, la dice lunga sulla volontà di confrontarsi con la letteratura. Tutto questo discorso, se pensiamo soprattutto agli artisti italiani, ci pare molto esagerato. In fondo da noi la pittura era già considerata un'arte così aulica, ma in Spagna la situazione era molto diversa. Qua l'attività pittorica era ancora considerata subalterna e servile. Era un lavoro manuale, un'attività che si ricollegava all'artigianato. E proprio questo gli impedì l'ingresso nell'ordine cavalleresco. Paradossalmente, l'arte che voleva nobilitare con il suo ingresso nell'ordine diventò l'ostacolo che glielo impedì. Questo suscita un'amarezza tale in Velázquez che questo quadro assume un valore allegorico, autobiografico, forte. Aracne è una donna di umili origini che riesce a superare l'arte degli dèi, ma la sua sfida è destinata al fallimento a causa dell'invidia degli dèi. Questa storia, nonostante le poche velate frecciatine del buon Diego, ha una sorta di lieto fine. Velázquez morì senza fare in tempo a sapere che era entrato nell'ordine dei cavalieri di Santiago di Compostela. Filippo III, secondo la leggenda, in un atto di ultimo omaggio, dipinse nel suo autoritratto ne Las Meninas la croce rossa dell'ordine sulla sua casacca. Un modo di ricordare al suo amico e consigliere fidato che, seppur dopo la morte, era riuscito nel suo intento.